Leonardo, ti vedo in mezzo col tè, ti vedo, sai, pericoloso. Ricordati sempre che io, insomma, ho sempre un passato di cuoco e quindi ogni tanto quando vedo un coltello, un tagliere tutto pronto, mi metto, però forse, guarda, forse è meglio se lo faccio fare Andrea. I professionisti veri, che è lo chef del Borro, ma dove? Ma a Firenze, a San Giustino Valdarno e poi chissà, come insomma. Come fa a Firenze, San Giustino? Bravissimo. No, è bravissimo perché riesce, ma non sarà solo quello. Ti ricordi una volta c'erano i flying winemaker, bravo, flying chef, e lui diventerà un flying chef, mi sa. Ma comunque andiamo a capire come funziona l'idea di gestire due ristoranti su due luoghi, se vuoi, vicini ma completamente diversi. Siamo nel centro di Firenze, accanto a Ponte Vecchio, e sei invece nel pieno della campagna al Borro. Lo stile, quindi? Lo stile è sempre quello, insomma, l'idea è quella semplice di fare qualcosa di buono da mangiare. Senti, ma facciamo una cosa, mentre noi si parla, ci mangiamo, fai qualcosa di buono, dai, qualcosa. Di buono, dai, facci vedere cosa ci puoi fare. Quindi niente, l'idea è quella comunque di far star bene qualcuno, di far vivere delle esperienze, in questo caso abbastanza diverse, insomma, Firenze è sicuramente una situazione più urbana, più veloce, una pausa durante tutto il giorno. Bello. Io intanto vado avanti. Ecco, questo, cos'è questo? Coniglio al vapore. Oh, eccoci. Basilico, maggiorana e timo, poi andiamo a condirlo con qualche baccello. Ah, quindi basilico, maggiorana e timo per all'interno. Quindi questo è un esempio dei piatti che fai al bistrò. Al bistrò si può trovare sia al bistrò, si può trovare sia allo steak, perché comunque la cucina ha sempre questo filo comune. Ingredienti semplici, ricette semplici. Il baccello, poi un po' di sale, ci metto anche un po' di fragola. Ma senti, Merlina, questa, incredibilmente un cuoco ci mette un sale normale. Normale e la fragola che è rischiosa dopo il risotto e le fragole anni 80. Invece lui, ecco, ci va a fare questo finger food. Perché anni 80 è vero, ma se era buono negli anni 80, il motivo è stato. Ah, questo mi piace. Non può essere buono. Qui c'è un olio al limone. Eccoci. Ma guarda quante cose. Ora qui c'è parlato, il servizio è quello che è, però insomma. Senti, ma questo è quindi un concetto di quelli che oggi si definirebbe il finger food, ma quindi in parole povere, se dobbiamo definire uno stile della cucina del bistro del Borro, è ingredienti legati al territorio, alla stagionalità, profumi freschi, si segue molto le stagioni. Senti, ma io lo assaggio che ci sono. Ma intanto vai a preparare il vino. Ecco, anche il vino. Talmente se è buono, no.